Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: persino i genitori di Antonella Fiordelisi, che nonostante tutto fino a qualche settimana fa avrebbero fatto una statua in suo onore, sarebbero rimasti delusi da Edoardo Donnamaria. Nella 38esima puntata del GF VIP 7, Alfonso Signorini l'ha rimesso in riga. Ora però il brutto gesto verso Antonella Fiordelisi e la frase a Nikita Pelizzon. Sul web ora si teme, e qualcuno anzi lo spera, la squalifica per l'ex protagonista di Forum. Nelle ultime settimane starebbe dando davvero il peggio di sé. Edoardo Donnamaria, mesi fa, era amato anche per la sua intelligenza e il suo modo di riflettere, di andare incontro ad Antonella Fiordelisi così da placare sempre i toni tra loro e venirsi incontro sui problemi. Adesso sembra un'altra persona e lo hanno notato tutti. Al GF VIP 7 è tornato a trattare male la fidanzata e Nikita Pelizzon. In molti, urlano squalifica.GF VIP, il pubblico chiede di non perdonare Donnamaria. Dopo il messaggio di Pier Silvio Berlusconi, l'hanno comunicato in confessionale, stanno censurandola qualunque. In pratica solo Alberto è ripreso e Milena, che fa dolci, si legge in una segnalazione che una fan ha fatto all'esperta di gossip e televisione Deianira Marzano. A quanto pare ci sarà un provvedimento duro per Edoardo Donnamaria. Si parla di squalifica per quello che ha detto a Nikita, ancora in chiusura. Giusto qualche giorno fa, appena si erano riappacificati, i Donnalisi erano in cortiletto e lui ha preso a far innervosire la fidanzata, che intanto gli chiedeva di smetterla, dandole dei colpetti in fronte, stringendola a sé e baciandola anche se lei non voleva. Oltre a tale scena, che ha indignato, poco fa, Nikita Pelizzon ha chiesto agli altri se avrebbero giocato alla corsa coi sacchi più tardi, l'abbiamo già detto. Abbiamo fatto una versione coi sacchi in testa e la cintura al collo, inizi tu, le ha risposto lui, lasciando tutti di ghiaccio. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.